Buongiorno a tutti da Davide Di Santo. Allora, come abbiamo visto in questi giorni, come da previsione anche, le temperature e le condizioni meteo sono andate peggiorando, c'è stato un calo termico anche di 4, 5, 6 gradi, ci sono state delle piogge anche intense in alcune zone, soprattutto della Campania e della Puglia, ci sono state delle grandinate, è arrivata anche la neve in Appennino. Negli ultimi giorni a quote via via sempre più basse, attualmente la quota neve si mantiene intorno ai 1000-1100 metri, in alcuni casi nei forti fenomeni, soprattutto sul versante tirrenico della Basilicata, nel Pollino, qualche fiocco, qualche brevissima nevicata si sta verificando anche intorno ai 900 metri. Nei prossimi giorni la situazione, come ho detto anche sul portale pergolameteo.it, la situazione non cambierà molto. Ci sarà un timido miglioramento, ma miglioramento nel senso che le precipitazioni saranno meno frequenti, meno accentuate, ma comunque ci sarà un regime di instabilità che continuerà questa fase di tempo freddo quasi invernale e di tempo instabile. Poi la situazione dovrebbe peggiorare gradualmente, ancora più forte nel fine settimana, ma andiamo con ordine. Nella giornata odierna, come dicevo prima, ci sono ulteriori fenomeni, soprattutto sulla Basilicata e sulla Calabria, sulla Campania. Ci sono delle nevicate, ci sono state delle nevicate nella mattinata e anche nel pomeriggio fino ai 1000 metri. Si sono imbiancate abbastanza abbondantemente le cime dell'Appennino Lucano, dell'Appennino Campano, ma anche quello Calabro sull'Asila. Anche domani e nella giornata di venerdì, soprattutto in mattinata, continueranno queste condizioni di tempo freddo preinvernale e questo tempo instabile. Avremo delle nevicate intorno ai 1000 metri e pioggia di sotto di questa quota. Poi la situazione tenderà gradualmente a cambiare nel corso della giornata di venerdì, anzi anche nella mattinata di venerdì questa situazione di instabilità si convertirà in una condizione di variabilità in attesa di maltempo che arriverà nella stessa giornata, perché questo freddo, queste correnti da nord-ovest lasceranno il posto a correnti più miti da sud-ovest, quindi per gli amanti della neve brutte notizie, perché la quota neve nel corso di venerdì tenderà ad alzarsi, tenderà a portarsi oltre i 1400-1600 metri tra Campania e Basilicata, mentre oltre i 1800, addirittura 1900 metri tra Calabria e Sicilia. Però le condizioni meteo tenderanno a peggiorare velocemente nel corso della giornata di venerdì. Avremo delle piogge in arrivo da sud-ovest, anche forti sulla Campania, avremo dei temporali, dei nubifragi, delle grandinate eventualmente in una prima fase, però come dicevo la quota neve tenderà ad alzarsi rapidamente per poi ridiscendere in serata, quindi nella giornata di venerdì avremo un balletto della quota neve, mentre in mattinata sarà intorno ai 1400-1600 metri, nel pomeriggio soprattutto in serata le temperature ricominceranno di nuovo a scendere perché quest'aria mite da sud-ovest sarà un brevissimo richiamo caldo che sarà seguito subito dopo da nuova aria fredda, fredda, fresca da nord-ovest, quindi nel corso di venerdì pomeriggio sera e sabato notte la quota neve tenderà a calare, tenderà a portarsi di nuovo di sotto dei 1200-1300 metri, qualche imbiancata potrebbe affacciarsi anche intorno ai 1000 metri, soprattutto in Campania e nelle parti tirreniche della Basilicata. Quindi, un balletto della quota neve che poi purtroppo si farà deciso un rialzo della quota neve a partire dalla giornata di sabato domenica, quando questo breve richiamo caldo che sarà seguito da aria fredda si riattiverà di nuovo, questo richiamo caldo che sarà molto più accentuato, come dicevo, a partire da sabato domenica soprattutto, e quindi la quota neve tenderà a schizzare verso l'alto intorno ai 1800-2000 metri e quindi si prospetta una fase di forte maltempo da domenica perché arriveranno queste correnti da sud-ovest che saranno accompagnate da una perturbazione in arrivo da ovest e questo porterà forti precipitazioni nel weekend, soprattutto sulla fascia tirrenica,
e rischio, diciamo, di nubifragi, di frane, smottamenti, ma soprattutto di esondazione dei fiumi, perché oltre alle piogge che cadrà abbondante, ci sarà anche l'effetto della neve in quota che si scioglierà. Per quanto riguarda poi il proseguo della settimana, ci sono ancora delle incertezze, ma pare che questo richiamo di aria mite si faccia ancora più pesante, quindi addirittura lo zero termico potrà superare i 2400 metri, quindi una situazione da diciamo non estiva ma quasi, ma le condizioni meteo non saranno stabili, anzi diciamo sulla parte ionica, quindi della Puglia, della Calabria e della Sicilia, diciamo più della Puglia, la situazione sarà leggermente di variabilità, mentre sulla parte tirrenica sarà di maltempo esteso e forte, maltempo che si potrebbe ulteriormente accentuare d'inizio settimana, però ancora ci sono delle incertezze su questo. Quindi riassumendo, avremo nei prossimi giorni tempo instabile, nevicato intorno ai 1000 metri, quota neve poi in rialzo venerdì con una nuova fase di maltempo, nevicato intorno ai 1400-1500 metri la mattinata su Campania e Basilicata, anche qualcosa in più in alcune zone, per poi calare di nuovo verso sera questa quota neve fin sui 1000 metri. Quota neve che purtroppo avrà un destino cruente a fine settimana, quindi da sabato a domenica, soprattutto domenica, come dicevo, questa quota neve tenderà a schizzare verso l'altro, oltre i 2200-2400 metri, quota neve che potrebbe ulteriormente alzarsi ad inizio settimana. Però, come dicevo, le condizioni meteo non miglioreranno, anzi tenderanno a peggiorare ulteriormente, avremo piogge continue, estese e forti, soprattutto sulla parte tirrenica. Volevo aggiungere una cosa, che fino a qualche giorno fa la situazione era molto molto interessante per tutta l'Italia, era prevista una severa ondata di freddo invernale investire tutta l'Italia, aria fredda che sarebbe entrata sia dalla Porta della Bora sia dalla Valle del Rodano, quindi a ovest e a est delle Alpi, avrebbe portato prima neve al nord e poi anche al sud, entro, diciamo, già nel weekend, quindi già venerdì e sabato, e poi sarebbe arrivata altra neve, altro freddo a inizio settimana. Questo purtroppo per gli amanti della neve e del freddo non avverrà, perché l'alta pressione, la radice, la fondazione, come dir si voglia, la fondazione dell'alta pressione, diciamo, cederà al flusso atlantico, alle miti correnti dell'Atlantico, e quindi tra Spagna e Marocco ci sarà questo calo della pressione e si attiveranno perturbazioni dall'Atlantico, passeranno tra Spagna e Marocco, quindi attraverso lo stretto di Gibilterra, e man mano si porteranno verso l'Italia. Queste perturbazioni attireranno il freddo verso ovest, quindi sulla Francia, sull'Inghilterra, sulla Spagna settentrionale ci saranno estese nevicate fino a bassa quota, estese nevicate che potrebbero interessare anche il nord Italia in due fasi, nel fine settimana e ad inizio settimana, nevicate che si potrebbero fare pesanti e molto intense ad inizio settimana, soprattutto sul Piemonte, sulla Liguria, nell'Emilia, in Lombardia e successivamente anche sul resto del nord. Quindi il nord Italia avrà sicuramente delle pesanti nevicate, ci saranno sicuramente anche dei record, se le mappe attuali confermano la previsione, ci saranno nevicate estese su tutto il nord Italia fino a bassa quota, non escluso che qualche nevicata possa interessare anche la pianura nel Cunese. Però al sud, come dicevo, la quota neve sarà molto alta e quindi l'inverno, il freddo sarà ricacciato dal sud Italia, freddo che poi probabilmente si potrà fare avanti dopo il 6-7 dicembre, ma ovviamente la tendenza è molto molto ingarbugliata, quindi vi invito a seguire il portale meteo pergolameteo.it. E con questo finito, voglio solo annunciare, cioè dire una cosa, mi dispiace per gli amanti del freddo e della neve, quelli del centro-sud Italia, perché veramente avremmo avuto una bella occasione di freddo e di neve, una bella dose che purtroppo a quanto pare prenderà solo il nord, ma voglio dire anche una cosa, che il nord fino a inizio settimana ci saranno queste pesanti nevicate, ma
poi il richiamo caldo raggiungerà anche il 7 trilioni, quindi queste nevicate a bassa quota sfumeranno, si convertiranno in pioggia nel corso della settimana prossima anche sul 7 trilioni. Ovviamente sulle Alpi continuerà a nevicare, si accumuleranno metri e metri di neve, ma è anche giusto che in questo periodo le Alpi abbiano la loro dose di neve. Vi ringrazio a tutti, salve, buona serata.